Allora, professor Bassetti, una domanda che riguarda l'ospedale per il quale lei lavora. Per 8 sanitari che non si erano vaccinati, la direzione sanitaria del San Martino, la direzione generale del San Martino ha avviato la procedura di sospensione dal lavoro e di conseguenza dello stipendio. 2 di questi ci hanno già ripensato. Lei che per tanto tempo ha detto occorre puntare sulle campagne di sensibilizzazione, di informazione, di persuasione, davanti a questo fatto riconosce che quando la carota non funziona è il bastone l'unica arma per consentire a tutti di vaccinarsi? Ma guardi, io personalmente sono sempre stato a favore dell'obbligo della vaccinazione per i sanitari, forse sono stato uno dei primi a averlo invocato e quindi credo che un paese civile è un paese che sa far applicare le leggi e purtroppo arrivare solo oggi vuol dire che in qualche modo non tanto la direzione dell'ospedale, che so che avrebbe, se avesse potuto, lo avrebbe fatto molto prima, ma ahimè probabilmente c'è un problema anche di manico, per cui sul discorso dell'obbligo per i sanitari c'è un problema grosso che ha riguardato secondo me il Ministero della Salute. Si è fatta una legge troppo tardi. Se lei pensa che la legge per l'obbligo vaccinale dei sanitari è di marzo, avremmo certo dovuto pensarla già a ottobre-novembre. Le ho fatto questa domanda, professore, anche perché adesso si sta ragionando sull'obbligo per un'altra categoria speciale di lavoratori, quella degli insegnanti. Lei sarebbe d'accordo o ritiene che a questo punto la legge, se anche arrivasse, arriverebbe troppo tardi per arriviamo sempre l'obiettivo? Arriviamo sempre tardi, è un problema di non saper investire sul futuro, è un problema di non saper fare programmazione, è un problema diciamo italiano, in particolare di questo governo. Sulla scuola quest'anno secondo me si è fatto peggio di quello che si era fatto nel 2020. Vedrà come si troverà la situazione a settembre, sarà problematica perché non si è fatto quest'estate quello che si sarebbe dovuto fare. Tanti appelli, certo, tante belle parole, ma poi pochi fatti. E i fatti, certo, oggi per una scuola sicura sono l'obbligo per il personale docente e probabilmente anche per gli studenti. Allora, un'ultima questione, flash, perché ho pochissimo tempo. Dovremo continuare a portare la mascherina al chiuso anche se avremo una popolazione largamente vaccinata? Così ha detto Anthony Fauci, riconoscendo che anche se sono molti di meno i vaccinati che possono infettarsi, però hanno una carica virale alta quelli che prendono il Covid da vaccinati. Ma guardi, io credo che le parole di Fauci siano state anche qua, come tante altre volte, mal interpretate. Fauci ha detto che in un'esperienza fatta a Princeton si sono trovati nei soggetti vaccinati la stessa carica dei soggetti non vaccinati. Con questo non vuol dire che il vaccinato, se può prendere il virus, lo trasmette esattamente come non vaccinati, perché sappiamo da una ricerca fatta da Carlo Federico Perno, che è una delle eccellenze del nostro paese nella virologia, che per un'esperienza fatta proprio a Roma, in un 1,5% dei vaccinati si trovava nel naso la presenza di virus, ma per quanto tempo? Per solo 2 giorni, perché gli anticorpi ci mettono un po' di più ad arrivare nel naso, certo, di quanto ci mettono ad arrivare nei polmoni. Mascherina, però, quindi il fatto di avere la presenza del virus del naso non vuol dire di essere altamente contagioso, chiaro, per gli altri. Quindi la mascherina al chiuso è bene che al momento ce la teniamo, d'altronde noi non l'abbiamo mai levata. La mascherina all'aperto credo che non abbia un grande valore se non quando ci assembriamo con gli altri, ma soprattutto cerchiamo di leggere gli studi e le parole dei grandi ricercatori non a favore di una parte, ma interpretandolo correttamente il dato, grazie, scientifico, cosa che ancora oggi purtroppo molti non sanno fare. Grazie, grazie a Matteo Bassetti, il nostro tempo è finito.